Fine primo tempo tra Vodica e Red Bull contro il terminal viaggi, stato di 1-1. Andiamo a intervistare i protagonisti in campo. Andiamo dal Danza. Primo tempo 1-1, si è in svantaggio, ma stai giocando benissimo contro la capolista. Sì, una squadra loro fortissimi e ce la stiamo giocando con le nostre possibilità. Anche noi abbiamo un paio di assenze importanti, però stiamo tenendo bene il campo. Per adesso ci stiamo meravigliando perché stiamo giocando una bella partita sistemata, ognuno ha il suo ruolo e loro sono fortissimi. Dobbiamo solo contenerli e sperare in bene. In bocca al lupo secondo Grazie. Tempo, andiamo ora da un giocatore in maglietta bianca. Domenico, primo tempo 1-1, assenze importanti per voi. Siamo un po' rimaneggiati, però ci mettiamo sotto, speriamo che vinciamo. Va bene, in bocca al lupo secondo tempo. Stiamo facendo partita tra Terminal Viaggi e Vodica Red Bull, ottava giornata Super 8 girone A. Ti ha finito 4-2 per l'Air Terminal, sono qui il migliore in campo. Prisco Nicola e consegniamo le medaglie di Prisco. Andiamo prima però da Esposito Marco, migliore in campo della sua squadra. Una doppietta, però non si riuscì a portare i tre punti a casa, come mai? Perché il centrocampo era spezzato, ma è stata una bella partita contro una grande squadra, molto forte. Anche se era un mese che non giocavamo, eravamo poco preparati sul piano fisico. Niente, tutto qua. Cose che non ti è piaciuto della tua squadra? Il centrocampo troppo spezzato con l'attacco. Niente, quello che ti è piaciuto? La difesa, ha detto molto bene, un ottimo reparto offensivo dell'altra squadra. Ok, vuoi salutare qualcuno a casa? Mio fratello Danza, l'attaccante. Bocca al lupo per il secondo e per il presidente del torneo. Andiamo ora dal migliore in campo, Fisco Nicola. Fisco, oggi erano tantissime le assenze, però comunque sei riuscito a portare la vittoria a casa. Sì, a volte non premia il gioco, anche se abbiamo giocato bene, però ringrazio i ragazzi che hanno messo il 100%. Sei un grande! La dedica dopo. Voglio chiedere prima un'altra cosa. Oggi mancavano comunque un attaccante, però comunque avete giocato bene. Per le prossime partite ritornerà comunque la squadra di primo oppure... No, punteremo sempre sulla squadra di primo. Oggi c'erano tante assenze per infortuni, anche persone che erano impegnate nel lavoro, però comunque non bisogna parlare di chi non c'è, ma sempre di chi c'è, perché... Quindi la dedico ai nostri tifosi che ci seguono anche a quest'ora, lasciando le proprie famiglie. Va bene, in bocca al lupo al presidente del torneo. Ciao.